attimo al genosociogramma. Allora, cos'è un genosociogramma? Il genosociogramma è il disegno sostanzialmente dell'albero genealogico. Le persone disegnano su dei grandi fogli bianchi se stesse, simbolizzate da un tondo, se sono donne da un quadrato, se sono uomini, e accanto al proprio simbolo scrivono data di nascita, luogo di nascita e una sintesi degli eventi della propria vita. Questo per sé, per i fratelli, per i genitori, i zii e i nonni. E alla fine noi abbiamo appunto un grande romanzo familiare nel quale facciamo particolarmente attenzione, per esempio, alle ripetizioni di date, perché le ripetizioni di date ci indicano che qualcosa è accaduto nel passato che dobbiamo andare a vedere, perché l'inconscio, attraverso una ripetizione di una nascita, ci sta dicendo, di una data di nascita, ci sta dicendo che quella persona nata, quel bisnonno nato in quella generazione, c'è qualcosa che è lasciato sospeso, non concluso, c'è un lutto non risolto, c'è qualcosa che andiamo a vedere e che è stato tramandato in questo modo a un discendente. Quindi le date sono fondamentali in questo lavoro, così come le similitudini di scenari di vita, i fallimenti che si ripresero su più generazioni. Tutto questo ci dice che noi dobbiamo andare a vedere qualcosa più su che è accaduto, perché poi possiamo fare degli atti simbolici per superare quello che può essere, che non è stato risolto, per risolvere quello che non è stato risolto nel passato.